la critica, sì, dai, sono andato in altre cose. Dove state? E mo viene l'operatore con te. Eh sì. Però mandate la telecamera là. Comunque vedete quella questa chiesa che sto guardando non è da là che parla, eh? No, giusto per capire, eh? Aspetta, io solo l'audiocamera, l'audio ora ce l'ha Giancarlo con il prova, sono Enzo, prova. Siete pronti ragazzi? Perché devo far uscire i... Voi ci siete? Ok, quindi gli posso dare il microfono a Rosalì? Quando siete ok possiamo partire con la diretta. Ci siamo? Allora, Rosalia? Un minuto.
da solo, aspetta un minuto, partiamo subito. Un minuto solo. Allora chi sta sulla giornalista? Io. Ok. Io comunque ti seguo, c'è bisogno. Prova, mi senti? Prova davanti alla chiesa, ci siamo, prova, ci siamo, prova, mi vedi? Ok, va bene, prova, posso dare il microfono? Prova, Nico! Prova. Ok, Rosalia, io ci sono. Rosalia, noi siamo pronti. Tu devi iniziare che questo deve uscire. Non lascio mio figlio. D'accordo. Tu devi lanciare la cosa, l'operatore è tuo, io mi faccio l'immagine. Mettetevi di qua. Partiamo subito. Un minuto. Sono pronto? Oh. Posso andare? Ora c'è l'auto. Ma possono partire? Sì, vai. Noi siamo pronti, quindi quando vuoi. Ok. Buongiorno, bentrovati a tutti gli amici collegati per questa diretta social, la prima diretta social dedicata ai riti della Settimana Santa, questo momento speciale, un giorno speciale, si torna finalmente a socializzare dopo 2 anni di pandemia e per celebrare un momento speciale che è quello della processione delle catene, un evento amatissimo da tanti troiani, conosciuto in molte regioni d'Italia. Oggi seguiremo tutta la processione insieme con me. Io sono Rosalia Marcantonio, responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Troia. Insieme con me c'è la professoressa Rosalia Di Mucci, che è la consigliera delegata al turismo del Comune di Troia. Insieme racconteremo i momenti salienti di una processione coinvolgente, antichissima, molto suggestiva. È un momento fortemente voluto questa diretta sulla pagina Facebook del Comune di Troia e sul canale YouTube dell'Ufficio Stampa, fortemente voluto dal Comune di Troia, vero professoressa? Sì, certo. Abbasso la mascherina, sì. È stata fortemente voluta dall'amministrazione proprio per sancire un po' un nuovo inizio dopo il periodo di pandemia e per dare la possibilità anche a tutti i troiani fuori sede di seguire questi riti che, appunto, come diceva Rosalia, sono molto sentiti. Le riti che accomunano tutte le generazioni, quindi coinvolgono la cittadinanza dai più piccoli fino ai più anziani, quindi che hanno ancora il loro fascino nonostante, insomma, i tempi che cambiano. Quindi cerchiamo di coniugare la tradizione con l'innovazione social e cercheremo di raccontare, appunto, questo rito antichissimo che pare abbia le sue origini agli inizi del Settecento. Siamo quasi pronti per partire e quindi auguro a tutti una buona visione. Cercheremo di essere il più esaurienti possibile. Grazie Rosalia Di Mucci. Allora, iniziamo a sentire il rumore delle catene. Qui siamo davanti alla chiesa di San Francesco, da dove da alcuni anni parte e in cui si conclude questa straordinaria processione delle catene. Un tempo il fulcro era la chiesa di San Basilio Magno, dove comunque ancora sono conservate le croci che adesso sono state posizionate qui accanto al sagrato della chiesa di San Francesco. Dicevo che iniziamo a sentire il rumore
il suono delle catene che accompagnerà tutto il percorso processionale. Probabilmente la regia riesce già a farmi vedere qualche immagine. Ricordo che questa mattina a partire dalle 9:30 c'è stata la preparazione all'interno della sagrestia dei penitenti. 5 penitenti, tanti quanti sono i misteri dolorosi. 5 penitenti si tramandano questa tradizione antichissima di padre in figlio. Il figlio più grande o il figlio più piccolo? Dovremmo avere con noi, e credo tra qualche minuto, il signor Donato Moffa, che quest'anno per la prima volta cede la croce, cede le catene, non lo scettro, la croce e le catene, le cede al figlio. È un momento molto particolare, delicato per una famiglia. Ricordo che questa non è folklore, è vero, è una tradizione, ma è un momento fortemente spirituale, fortemente intimo, che è preceduto da una preparazione da parte dei penitenti. Avremo modo chiaramente di vedere il percorso processionale e le tappe nelle varie chiese. Fino a qualche anno fa tra le tappe c'era anche la chiesa della Dolorata. La prossima tappa, la prima, sarà quella della chiesa della Mediatrice, poi quella di San Vincenzo, della Cattedrale, e si ritorna qui a San Francesco. Dunque da alcuni anni non c'è più la tappa nella chiesa della Addolorata. In ogni chiesa i penitenti si fermeranno in preghiera, così come stanno facendo in questo momento. La regia probabilmente riesce a farci vedere queste immagini. Sono in ginocchio, in preghiera, davanti al sepolcro esposto. Ieri sera questa è una processione, che è un rito che parte del triduo pasquale, che inizia il Giovedì Santo con la messa in Cena Domini, seguita dalla processione delle congreghe in preghiera. È anche quello un momento molto partecipato dalla comunità troiana, è un momento molto suggestivo. Si fermano in tutte le chiese per la preghiera ai sepolcri, dunque dopo la messa in Cena Domini. Questo ieri sera. Il secondo momento del triduo pasquale, dunque, è il Venerdì Santo. Il terzo momento è quello appunto della resurrezione. A Troia il Venerdì Santo ha questi due straordinari riti, che sono quello della processione delle catene e quello della processione dei misteri, che si celebrano la sera a calar della luce, particolarmente suggestiva. Si portano in processione i gruppi lignei dei misteri, copie perfette dei gruppi in cartapesta realizzati nel 1700, ma di questo avremo modo naturalmente di parlare anche con la professoressa Rosalia Di Mucci. Ecco, penso che iniziano a prepararsi per l'uscita. Alla processione dei misteri ricordo che partecipano anche i penitenti, che vedrete, per chi non lo sa, sono incappucciati con il saio bianco, incappucciati, le catene ai piedi, e trasportano una pesante croce. Il venerdì sera partecipano a volto scoperto e con il saio azzurro. Naturalmente questa sera ci sarà una nuova diretta per la processione dei misteri. Adesso vi lascio a questo momento straordinario, molto bello, dell'inizio della processione.
perché non sia giusto per voi cantare. Voglio che sentiate io per primo quel rumore che faccia affogliare la pelle, pensando alle schiavitù, non solo personali, etiche e morali, ma quanti uomini e donne oggi sono incatenati dal potere, dalla violenza, dalla cattiveria di altri fratelli che non meritano questo nome. Che Caino non devi stare attento a lui, non farmi fare pazzo, capito? Per lui deve a lui e all'altro ragazzo. Giacarlo, Giacarlo. Che fai in onda, Lucio? Ci sta, Lucio, non ti salta la voce, non ti sento. Ti faccio un po' di pubblico. Grida, Lucio, non ti sento. Vado sul pubblico. Thank you.
ci ha raggiunto il sindaco di Troia, l'avvocato Leonardo Cavalieri, per un saluto alla città, ma per un saluto anche a quanti stanno seguendo questo straordinario rito in diretta social, la prima diretta social. Sindaco, lei ha più volte ha tenuto a rimarcare la forte appartenenza di questi riti popolari, religiosi, per la comunità troiana. Sì, abbiamo fortemente voluto come amministrazione che questa processione venisse anche un po' trasmessa in diretta, per raggiungere anche un po' tutte quelle persone che magari oggi non possono vederla, ma che erano alla fine legati a questa tradizione, che è una tradizione fortemente voluta da Monsignor Cavalieri. Quindi di conseguenza all'epoca fu istituita proprio per un segno di penitenza della città verso il Signore. Noi pensiamo che sia importante far rivivere questi momenti e per questo abbiamo puntato su questo nuovo metodo di comunicazione. Pensiamo che sia un forte elemento che ci possa unire la tradizione con l'innovazione. Ci sarà un secondo momento questa sera per i riti, per la processione dei misteri, sempre in diretta, e l'altro rito molto importante, particolarmente coinvolgente, che è quello della processione del bacio. Sì, abbiamo proprio durante la Settimana Santa abbiamo diversi riti che ci riportano un po' all'identità della nostra comunità. Io penso che sia essenziale rivivere e far proprio questa identità, non smarrirla. Purtroppo con il Covid abbiamo inevitabilmente perso un po' queste tradizioni, cioè nel senso siamo diventati comodoni, quindi magari ci si tra virgolette scoccia andare dietro le processioni, però è importante rivivere e ricominciare a fare in modo che queste tradizioni possano riprendere. Sono stati 2 anni di chiusura, però oggi riapriamo con la normalità e questo è anche importante. Un'altra cosa importante è stata anche un po' la manifestazione di ieri che è stata svolta, cioè le congreghe di tutta la città sono andate a visitare i sepolcri in segno di penitenza e preghiera. Questo è anche un altro momento forte della nostra città. Abbiamo chiaramente giorno non festivo, un giorno di normale lavoro, quindi c'è un po' di traffico, un po' di macchine. Bene, sindaco, io la ringrazio, ringraziamo il sindaco Cavalieri, poi avremo modo magari di risentirci anche questa sera. Abbiamo qui con noi il signor Donato Moffa, che fino all'ultima edizione, quella del 2019, è stato un penitente per 35 anni. Il sindaco ha parlato di identità per la comunità troiana. La comunità troiana si identifica fortemente in questo rito. Sicuramente è una processione molto sentita, molto sentita. E tra l'altro è una tradizione fatta per le famiglie che poi, se si ha la fortuna come nel mio caso di avere dei ragazzi che con il cuore si sentono di farla e quindi portare avanti questa tradizione, ed è una bellissima cosa. Io sono orgoglioso di questo, che ho 2 ragazzi che possono prendere le mie parti. Allora, praticamente ricordo quello che succede in questa processione. Si tramanda non per testo scritto, ma per tradizione orale, con delle regole rigide, ferre, di padre in figlio. Dunque sono 5 famiglie, perché sono 5 penitenti, che tramandano a loro volta di padre in figlio questo rito. Signor Moffa questa mattina ha praticamente ceduto, consegnato la croce e le catene al figlio più piccolo o più grande? Il più grande. Perché si passa al figlio, al primo o all'ultimo? Al primo, sinceramente al primo, però nel mio caso tutte e due vogliono portarli, quindi si alternano, uno la mattina, l'altro la sera, ad anni alterni, fin quando si potrà fare poi. Motivi di lavoro non lo so, riprenderò io non lo so come andrà avanti, però è una tradizione che non andrà persa sicuramente. Le catene, per esempio, le catene appartengono proprio alla famiglia, sì, lei le... Sì, sì. Come le conservate? Le mettiamo nei posti in casa, nei sacchi, e poi l'anno successivo si riprendono e si consegnano. Tra l'altro queste sono delle mie catene o delle foto del 1935, che sono queste catene che io ho ancora.
e quindi vanno avanti di anno in anno e sono sempre le stesse. Sono quelle che le ha, sì, ha ricevuto da suo nonno, da suo padre. La stessa cosa per il saio, per le bende, la croce, giusto? Sì, tutto quanto. È una cosa, un fatto ereditario, che si, la croce, come ben vede, la prima croce dei simboli, la scritta Henry, è tramandata dalla famiglia De Sandis e porta sempre lei, o chi per loro, sempre la stessa croce, come tutti gli altri. Sia le croci che le catene, il saio, sono sempre gli stessi. Senta, come vivete questo momento? Come l'avete vissuto in famiglia, lei personalmente? Ma è una cosa che man mano che viene la Quaresima, si inizia dalla prima domenica di Quaresima con la Via Crucis che si svolge in San Francesco con le croci in chiesa, e quindi è un crescendo settimana per settimana. Arriva al culmine della Settimana Santa in cui esplode tutta la passione, tutta la gioia di poter vivere e di poter far vedere un po' a tutti quanti questa penitenza che noi facciamo, noi per loro e per tutti quanti, non è una cosa solo nostra. È stato emozionante questa mattina la preparazione in sagrestia con suo figlio? Sì, mi sono un po' emozionato, anche perché è dura lasciare, è dura. Lo faccio con gioia, però c'è un distacco, è un po' come la morte, ti lascia un qualcosa dentro di pesante, però l'ho fatto con gioia, anche perché è giusto che sia così. Grazie signor Donato Moffa. Questo ci ha raccontato dei momenti importanti e assolutamente intimi, anche fortemente spirituali, di questa tradizione che si tramanda appunto di padre in figlio. Professoressa Di Mucci, ricordiamo, questa tradizione quando nasce, come nasce? Questa tradizione nasce nel 1702, fortemente voluta dal Monsignor Cavalieri, e da lì poi è partita, cioè si è rinnovata ogni anno. Siamo nel 2022 ancora qui, quindi proprio a dimostrazione di quanto è sentita sia dai penitenti che insomma operano in prima persona, sia dalla cittadinanza. Quindi insomma dobbiamo fare in modo che queste tradizioni non si perdano, perché come diceva prima il sindaco, fanno parte della nostra identità, della nostra cultura, e per cui è importante anche trasmettere alle nuove generazioni insomma il valore di questi momenti. Bene, grazie. Adesso vi lasciamo e vediamo le immagini, seguiamo i suoni, come ha ricordato Don Paolo Paolella, il parroco di San Francesco. Questa è una processione silenziosa, dove non si canta, non si suona. L'unico suono da avvertire è quello delle catene, perché è fortemente simbolico dei peccati di cui si macchia l'uomo. L'ultimo è la guerra. Vai.
fino avanti. Gianca, dagli un particolare che io sto venendo avanti. Faccio un po' di pubblico, Lucio. Ehi, manda un po' di pubblico, sta un balcone pieno di persone. Grazie.
Vado, Lucio. La bambina al balcone, quello è appena nato, sarà un minuto. Lucio, ogni tanto controlla Facebook e YouTube, sarà andato. Devi fare da Enzo col telefono, capito? Thank you.
Ah, giusto. Domenica non facciamo la diretta per la registrazione. Stasera ci darò, faccio una mezz'oretta di lettura. Mi chiama. No, no, soltanto perché non era in programma stasera. Allora bisogna stare un attimo. Grazie ancora, arrivederci. Pronto lavoro.
mi sposto. Lo faccio io. Ma le catene.
stacca, stacca, stacca bene, stacca a me. Ah, ecco, non ci dovevo arrivare. È ricciate fatte, sì. Grazie. Andai in sui nomi. Per arrivare alla prima.
sì, vai. A questo punto thank you.
Ok, va, sono buono, vi. Facendo entro le persone. Ce l'ha, ce l'ha già fatto. Che c'è? Il radio microfono. Con l'audio come facciamo? Il ricevitore ce l'ha Giancarlo. Fuori, al giornalista. Tu lo senti se parla? E in questa prima sosta durante dobbiamo chiedere la grazia di poter essere liberati da una delle schiavitù che maggiormente allontanano l'uomo. Ha un comune motivo, fondamentalmente profitto. Il denaro, l'avere, il possesso, avviene il denaro internazionale creato.
difficile. Stiamo invece dominando il presente con un futuro che è così precario che non sappiamo se avremo per quanto tempo. Chiediamo la grazia della libertà da questo demonio, da questa catena che è il Dio della, che fa più vittime di quanto è fatto la guerra e il corpo. Signore, liberaci, coglici questa catena, senza la quale non saremo mai liberi. Non sta parlando nessuno, lo vedo pure io che non muovo. È spento, io non c'ho. Ce l'ho io. Aspetta, se no tu Enzo ricevitore, aspetta, tu Enzo ricevitore, aspetta. Ho dato ad Enzo ricevitore. Ho dato ad Enzo ricevitore. Metti me. Sì, ti sento. Mandami tutto. Uno, due, tre. C'è l'audio? Ecco, qui siamo davanti al santuario di Santa Maria della Mediatrice e questa è stata la prima tappa del giro processionale. Santa Maria della Mediatrice è una chiesa comboniana, giusto, professoressa Di Mucci? Sì, è una chiesa che ospita e sede santuario dei missionari comboniani e che nasce sulle fondamenta di un'antica chiesa che aveva ospitato nel 1700 un convento delle Clarisse. Poi dopo anni di abbandono, grazie all'opera di Bernardo Sartori, è stata ristrutturata e quindi è diventata sede santuario appunto dei
della Congrega dei Padri Missionari. E ha ospitato anche il seminario per moltissimi anni ed oggi è la chiesa dove si venera appunto la Santissima Madre Mediatrice, la cui festa si celebra l'ultima domenica di maggio. Bene, un appuntamento anche questo religioso importante che trova la partecipazione di tantissimi fedeli. Abbiamo visto le immagini dei penitenti all'interno della chiesa, sentiamo il suono delle catene. Adesso si sono rimessi in cammino per riprendere il percorso processionale che ci condurrà alla chiesa di San Vincenzo. Sì, le battute della telecamera. Toglimi, Lucio. Scusate, ma per forza davanti dovete stare, grazie.
Giancarlo è bloccato, manda a me, manda a me.
io devo rimanere fuori per la giornalista, sì. Enzo, il microfono. Non passa davanti. Ma noi stiamo, eh? Uno, due, tre, uno, due, tre. Prova audio. Siamo davanti alla chiesa di San Vincenzo, questa è la seconda tappa. Avete visto il cammino lento, pesante, particolarmente anche doloroso a tratti, perché salire lungo le scale con un peso, quello delle catene, ognuna di 15-20 kg per ogni catena, non deve essere semplice. Le croci le hanno lasciate fuori, così come in ogni ingresso in chiesa. È in fondo un percorso appunto penitenziale, quello degli incappucciati, dei penitenti. Ma questa chiesa, come quella di tutte le tappe, è una chiesa molto antica di Troia. Ce ne parla la professoressa Di Mucci. Sì, siamo nella chiesa dedicata a San Vincenzo Martire, una delle chiese più antiche di Troia in realtà. Le fonti ci parlano addirittura di una costruzione di una chiesa intorno al 1038, altre intorno al 1040, poi successivi rimaneggiamenti ne hanno modificato evidentemente l'impianto originario. All'interno nella cappella c'è un altare settecentesco in stile barocco e un affresco settecentesco raffigurante appunto San Vincenzo Martire, a cui la chiesa è dedicata. E, all'interno di questa cosa c'è un gruppo ligneo di quelli che questa sera insomma sfileranno nella processione dei misteri e precisamente quello che rappresenta Gesù con le pie donne. È uno appunto dei gruppi lignei, sì. Copia di quelli in cartapesta che invece sono conservati nel Museo Diocesano. Il famoso MED. Sì. Io voglio ricordare che questa è una processione penitenziale, appunto. La croce pesa intorno ai 40-50 kg, no? Sì, circa 40 kg. Non tutte le croci sono uguali. La prima croce, quella che diciamo sfila per prima, è la più antica e ha dei fregi, la scritta Irri e alcuni fregi, invece le altre sono lisce, ma tutte sono pesantissime, quindi la fatica di questi penitenti non consiste solo nel trascinare le pesanti catene, ma anche queste croci che vengono conservate poi durante l'anno nella chiesa di San Basilio. La prima croce, quella che sfila,
tra le cinque si racconta sia la croce appartenuta a Monsignor Cavalieri ed utilizzata per la prima volta, no? Sì, sì, esatto. La croce è utilizzata appunto nella prima, chiamiamola, edizione di questa processione, e pare sia quella proprio originaria. Ripetiamo che questa, per chi si fosse collegato, certo, in un secondo momento, che questo rito nasce nel 1702 voluto da Monsignor Cavalieri. All'interno i penitenti sono in preghiera, tra poco usciranno, sentiremo il suono delle catene e si riprenderà il percorso processionale che ci condurrà alla prossima tappa, ovvero in cattedrale. Mm-hmm.
l'ho capito. Vieni inquadrato pure, Gianca, si è spenta la camera. No, era un momento.
No. Se mi stacchi mi cambio inquadratura. Se mi stacchi cambio. Enzo. Sì, se mi stacchi l'ho visto.
Siamo alla penultima tappa, qui siamo davanti alla splendida cattedrale di Troia. Tra poco si avvierà il percorso di conclusione nella chiesa di San Francesco. I penitenti sono all'interno per la preghiera e l'adorazione, guidati da Don Paolo Paolella, che è il parroco di San Francesco. Questa è la cattedrale di Troia, un gioiello di architettura, di storia, di bellezza, vero professoressa? Sì, è il nostro simbolo, il simbolo della nostra città, il nostro gioiello rappresentato ovunque dal Rosone che ha la particolarità di essere costituito da 11 raggi ed è un esempio raro in tutto il mondo di arte romanica. E questo è il fulcro della manifestazione di questo rito pasquale. La folla è aumentata notevolmente, i cittadini si riuniscono qui davanti proprio perché la cattedrale è il simbolo di il luogo di aggregazione per i cittadini troiani, è quello che ci rappresenta, che rappresenta la nostra città. Infatti si è detto che questa è una processione fortemente partecipata dai troiani, perché è fortemente identitaria, così come anche la processione dei misteri che si terrà questa sera a partire dalle 20, anche se l'appuntamento qui in piazza Giovanni XXIII, dunque davanti alla cattedrale, è per le 19:30. Quello di questa sera è la seconda parte della seconda giornata del Triduo Pasquale, che si conclude il Triduo nel giorno di Pasqua, cioè nel pomeriggio della domenica di Pasqua, con la suggestiva processione del bacio. Sì, la processione del bacio si svolgerà esattamente qui, davanti al portale principale della cattedrale, quando le due statue, quella della Madonna e quella del Gesù Risorto, si incontreranno, ed è una, la conclusione festosa di questo triduo. Ed è caratterizzato da un'ampia partecipazione, forse la manifestazione più seguita, più partecipata. Io voglio ricordare, per quanti si fossero collegati in questo momento, in questa diretta Facebook, la prima diretta social del rito popolare, religioso, di uno dei riti religiosi della Settimana Santa, che questa è la processione delle catene, una processione che si tramanda dal 1702, da quando iniziò, come ricordava la professoressa Di Mucci, qui nella cattedrale con Monsignor Cavalieri. È un rito che si tramanda di padre in figlio, che tramandano i padri il rito in sé, anche questa spiritualità, l'intimità, e tramanda naturalmente anche c'è la consegna delle catene, della croce, del saio, che vengono gelosamente custoditi dalle famiglie. Ci sono delle regole orali, è una tradizione orale, non scritte ma rigidissime, fortemente osservate appunto dalle famiglie. Tra qualche minuto i penitenti, che ricordo sono cinque come i cinque misteri dolorosi, ma anche cinque come le cinque piaghe di Cristo, usciranno ancora scalzi, che trascinano le catene. Ognuna delle catene pesa intorno ai 15-20 kg e la croce pesa intorno ai 40-50 kg a seconda delle croci, e anche quelle sono personali, sono di famiglia. È un cammino lento e anche molto faticoso. Continuiamo a vedere le immagini dell'adorazione.
ragazzi, io sono incastrato qua. Mi hai liberato? Aspetta, aspetta, fammi fare quella che volevo fare prima. Qua. Bimbo solito. Non parte nessuno. Aspetta, solo qua, forte. Ormai l'ho perso. Aspetta, che arriva l'altro.
Bemo. Devo chiamare io, però toglimi dalla mezzanotte. Sì. Eccomi. Abbiamo Enzo.
faccio, mandami in onda. Anche un buon cappellino, grazie. Sono pesanti le catene, si stancano con le catene. Vai questa Lucio, vai questa Lucio, 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 Nico. La chiesa dove entreranno. Infatti mi giro e sto fermo.
abbia suscitato in voi qualcosa di terra e di fuoco. San Paolo diceva: lasciatevi riconciliare con Cristo. Ragazzi, Pasqua è arrivata. Facciamo Pasqua, per favore. Pasqua significa saltare, passare. Basta, paura, cattiveri, sentimenti, odi, buttateli via. Cominciate a vivere come gli uccelli del cielo, volate alto, lasciate le paludi, le cloache, volate alto. Siamo figli di Dio, non siamo mammiferi e basta. Fate Pasqua, vi prego, vi scongiuro con le parole di Paolo Apostolo. Riconciliatevi con Dio, con voi stessi, vogliatevi bene, non siete perfetti, ma Dio ci ama così come siamo. Non perché siamo buoni e santi, ci ama così come siamo, perché è un papà, il papà ha i figli anche brutti, sporchi, li ama. Riconciliatevi con i fratelli e allora sì, sarà Pasqua veramente. L'auguro che vi faccio è questo, buona Pasqua. Grazie ragazzi, vorrei baciare i piedi per dirvi grazie, perché avete portato i nostri peccati, i miei peccati. Grazie, che il Signore vi benedica. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Che mi sta passando un altro, aspetta. Don Paolo ha baciato i piedi del primo penitente come simbolo, come segno di ringraziamento. Ha voluto ricordare le parole di San Paolo in cui dice: riconciliatevi ora che è Pasqua, riconciliatevi con il mondo, con chi magari vi ha fatto un torto.
perché arriva la Pasqua. Sono parole toccanti, sono le parole che richiamano il senso, il significato di questa lunga processione, intensa processione che si è conclusa qui, da dove è iniziata, nella chiesa di San Francesco. Professoressa? Sì, siamo tornati al punto di partenza nella chiesa di San Francesco, una chiesa che nasce su un antico complesso, più volte rimaneggiata e modificata, fino a quando nel 1700 fu, diciamo, rimaneggiata in stile barocco. All'interno c'è un pulpito ligneo del XVIII secolo molto pregiato e sono conservati anche qui dei gruppi lignei dei misteri, in particolar modo quello che rappresenta l'incoronazione di spine di Gesù Cristo e l'altro è quello della crocifissione. Anche questi due misteri questa sera parteciperanno appunto alla processione prevista alle ore 20. La processione di questa sera, naturalmente, come ricordava anche prima la professoressa Di Mucci, portano nel giro processionale le copie lignee dei gruppi dei misteri in cartapesta, conservati, preziosissimi, conservati nel Museo Ecclesiastico Diocesano. Parteciperanno i penitenti, questa volta a volto scoperto o con il saio azzurro. Dunque l'appuntamento per la seconda parte della giornata del Triduo Pasquale a questa sera e poi alla processione del bacio domenica di Pasqua nel pomeriggio. Prima di chiudere abbiamo il piacere e l'onore di presentare il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Troia, Nicola De Luca. Eccolo qui, comandante, ben trovato. Lei ha partecipato oggi per la prima volta ad uno dei riti più belli di questa cittadina. Allora, innanzitutto mi presento, sono il luogotenente Nicola De Luca, dal 1 aprile comandante della stazione Carabinieri di Troia. Sono davvero felice e orgoglioso di essere il comandante della stazione Carabinieri di Troia, perché Troia è una cittadina molto molto bella, fatta di gente per bene, di grandi lavoratori, di arte, di storia, di cultura, ma soprattutto è una cittadina dove regna la fede. Abbiamo una concattedrale stupenda, sede vescovile e numerose chiese che fanno sì di Troia di essere una cittadina rappresentativa per quanto riguarda la fede. È molto importante la fede e credere in Dio, perché soltanto con la fede in Dio possiamo aspirare ed ambire ad un mondo di pace, non di guerra. Il mio pensiero personale è quello dell'Arma dei Carabinieri. In questo momento è rivolto alla cittadinanza, al popolo ucraino che sta purtroppo subendo delle perdite gravi in termini di uomini, di donne e di bambini. Quindi io spero vivamente che anche questa processione, la preghiera dei fedeli, possa contribuire a porre fine a questa guerra ingiusta. Io definisco ingiusta e la reputo ingiusta. Per quanto riguarda poi l'aspetto, diciamo, professionale, operativo e istituzionale, davvero sono contento di essere arrivato qui. Ringrazio i miei superiori che mi hanno dato il privilegio di poter diventare il comandante della stazione di Troia e per quanto riguarda gli obiettivi che intendo perseguire unitamente ai miei collaboratori sono quelli di garantire la maggior presenza in termini di visibilità dell'arma sul territorio di competenza mediante la proiezione di pattuglie e perlustrazioni. Inoltre, tra i miei obiettivi principali è quello di avere un contatto diretto con il cittadino, basato quindi sulla prossimità, perché solo con il dialogo costante, continuo, l'Arma dei Carabinieri può apprendere quelle che sono le problematiche di rilievo ed eventuali situazioni di interesse operativo che una volta, diciamo, vagliate, sviluppate ed elaborate possono sicuramente rendere la nostra azione preventiva e repressiva più efficace sul territorio. Particolare attenzione da parte mia e dei miei collaboratori sarà data alle fasce deboli, quindi alle fasce vulnerabili. Mi sto riferendo agli anziani che spesso sono vittime di truffe
da parte di malviventi che, dopo aver carpito la loro buona fede, ovviamente cercano con una serie di artifici e raggiri di indurli in errore per trarre dei profitti ingiusti. Quindi saranno particolarmente attenzionati le povere persone anziane che abitano in abitazioni isolate oppure sono da soli in casa e quindi possono essere facilmente raggirati da questi malviventi. Tra gli altri obiettivi curerò molto, darò particolare attenzione alle donne che spesso tra le mura domestiche, in assenza di testimoni, possono diventare vittima di condotte vessatorie sistematiche reiterate nel tempo, fatte sia di aggressioni fisiche che verbali, e quindi mi sto riferendo ai reati di maltrattamento in famiglia e di stalking. Per ultimo, ma non per ultimo, mi occuperò anche di effettuare dei controlli mirati alla circolazione stradale che saranno basati principalmente sul controllo dei giovani, perché spesso i neopatentati sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti mettono in serio pericolo l'incolumità pubblica dei pedoni che, facendo una semplice passeggiata, si trovano ad essere coinvolti in investimenti del tutto gratuiti. Sono davvero onorato di essere qui, ringrazio l'amministrazione comunale di maggioranza e di minoranza, il sindaco e tutta l'intera cittadinanza che fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui a Troia mi hanno manifestato grande cordialità e ospitalità, e soprattutto ringrazio voi giornalisti per avermi dato questa possibilità di presentarmi alla cittadinanza di Troia. Un grazie e tanti auguri di buona Pasqua. Grazie a lei, comandante. Noi le facciamo il benvenuto naturalmente da parte di tutta la comunità. Operatività e dialogo soprattutto con i cittadini sarà una garanzia fondamentale per avere sicurezza e ordine pubblico. Ci fermiamo qui con questa lunga diretta, vi ricordiamo naturalmente l'appuntamento per questa sera con una nuova diretta con la processione dei misteri. Io voglio ringraziare anche la production, television production, tutti gli operatori, perché questa diretta è stata realizzata non con semplici smartphone, assolutamente no, ma con l'operatività, il lavoro, la professionalità di professionisti esperti con 4 o 5 telecamere mobili che hanno garantito appunto la diretta e un'ottima qualità e riuscita. Grazie a tutti e buon pomeriggio.